Ciao amici, io sono Carla. Oggi facciamo arte con il pluriball, detto anche plastica mille bolle, è quella che normalmente troviamo negli imballaggi. Bene, oggi la ricicliamo e la utilizziamo per fare arte. Guardate come. Per il nostro capolavoro di oggi ci servirà un foglio ruvido che andremo a fissare, come vedete, con lo scotch. Poi due pennelli, uno piatto e uno tondo, e poi delle tempere. Per fare lo sfondo posizioniamo un po' di tempera direttamente sul foglio, avendo cura di metterla sul lato sinistro e mettiamo del blu, del bianco, del verde e del giallo. Poi con un pennello piatto andiamo a stendere il colore. Come vedete io lo stendo come se dovessi fare delle righe, cioè parto da fuori dal foglio a sinistra e vado fin fuori dal foglio a destra, tanto ho lo scotch che tiene ben fermo il foglio e che mi farà una bella, un bel riquadro intorno al foglio e creeremo un bell'effetto di sfondo. Lascio che i colori si sfumino per bene uno nell'altro. Se ho necessità, piuttosto posso usare un pochino d'acqua, bagnare un po' il pennello e diluire un po' i colori. I miei sono già abbastanza liquidi, quindi non ne ho necessità, ma voi potete diluire un po' il colore se non si sfuma bene. Questo sarà la base della nostra opera e prima di andare avanti dobbiamo lasciarla asciugare per bene oppure magari passare un po' di phon sopra per asciugarla se abbiamo un po' fretta. Nel frattempo, eccolo qua, prendiamo il nostro pluriball, la nostra plastica mille bolle e tagliamo delle forme più o meno circolari, non bisogna essere molto precisi. Ne tagliamo di più grandi e più piccole in base alla dimensione del nostro foglio, comunque che non siano troppo grandi. Ne conserviamo anche un ritaglio che ci servirà per appallottolarlo e fare un tampone. Ecco qua. Adesso con questo tampone vado a prendermi la tempera bianca e vado a realizzare, ecco, delle nuvolette che posiziono nella parte alta del mio foglio. Non devo ripassarci sopra molte volte perché mi piace proprio lasciare questo effetto che viene creato dai pallini del pluriball e che gli dà un'aria molto impressionista. Poi con le forme che ho creato vado a realizzare la vegetazione. Io faccio degli alberi, si possono fare anche dei cespugli oppure potete inventare quello che volete voi. Per farlo io vado a mescolare un pochino di giallo con il verde. Questo mi aiuterà a creare un effetto un po' più interessante di colore, cioè utilizzo uno dei colori che formano il verde, in questo caso il giallo, dopo utilizzerò anche il blu, per creare un effetto di sfumatura. Come vedete lo sto stendendo col pennello piatto, non vado a mescolarlo completamente, lascio delle macchie e poi vedrete che bell'effetto. Adesso vado a posizionarlo dove voglio fare la chioma dell'albero e il gioco è fatto. E adesso andiamo a vedere com'è venuto. L'effetto è davvero molto originale. E voilà! Vedete che il fatto di mettere due colori, non uno solo, crea un effetto di sfumatura molto interessante. Adesso io vado avanti col mio pluriball a fare le chiome degli alberi, poi prenderò un pennellino piccolo tondo per aggiungere i dettagli, quindi fare i tronchi degli alberi, l'erbetta e quello che la fantasia mi suggerisce. Nel frattempo io vi consiglio di andare a fare un salto sul sito www.scuolaearte.it, cliccare su corsi online, andare a vedere i tutorial e soprattutto i corsi completi di Scuola e Arte per fare arte con i bambini, perché è davvero il modo migliore di esprimersi con creatività. Thank you.
Buon arte a tutti da Carla. Ciao ciao!